Salvatore Lauro del gruppo Lauro.it, una mattinata importante per rendere omaggio all'uomo che ha acceso la miccia, al secondo Cristoforo Colombo, come scrisse già il grande Indro Montanelli, il re degli ariscafi, Agostino Lauro, che trova collocazione e ricordo nella scuola dove si creano e dove si formano i marinai, i capitani e i professionisti del mare del futuro. Assolutamente sì, è una bella iniziativa e ringraziamo l'istituto. Abbiamo ringraziato già anche il comune, perché il comune ha intitolato molti anni fa già ad Agostino Lauro il molo più importante di Ischia, l'ex banchina olimpica, che è quella dove scaricano tutti i camion, le macchine, eccetera, nel porto di Ischia. Quindi è un ricordo che va rincontrato, perché la nostra memoria deve essere sempre viva. Queste persone che hanno avuto la capacità di guardare al futuro, di avere una visione perché Ischia diventasse collegata a Napoli in maniera continuativa, ha dato molto spazio alla possibilità che l'isola crescesse, che ad altre parti ci fosse competizione, venissero sempre più gente e l'isola è già conosciuta nel mondo. Naturalmente papà non ha fatto solo questo, è iniziato il primo nello stretto di Messina, è stato il primo a iniziare anche all'isola d'Elba, ha fatto anche altri tipi di collegamenti. Oggi ci siamo specializzati nell'alta velocità via mare, prima delle ferrovie dello Stato, perché ritenevamo che la velocità sul mare sia comunque importante. Ai giovani che naturalmente oggi si trovano a competere con nuove soluzioni, gli dobbiamo dare una strada, gli dobbiamo dare la possibilità di trovare le migliori possibilità perché possano maturare la loro esperienza e soprattutto trovare un posto di lavoro. Alla fine restare sul territorio, perché sono risorse del territorio che non devono andare via. E quindi c'è la necessità che l'impresa, la scuola, gli imprenditori si mettano insieme per collaborare, per dare una visione futura a questi ragazzi, nella loro scelta migliore che vogliono fare. Noi siamo qui per questo, per collaborare tra pubblico e privato nell'ambito delle rispettive competenze, perché si realizzi che i nostri figli possano continuare a lavorare e migliorare il territorio del Campidoglio. Ho detto proprio bene, tutto oggi parliamo a Agostino Lauro per lui, ma per il nostro territorio è stato veramente il visionario, quello che prima di tutto ha capito quanto era importante la mobilità della mare, quindi che dava l'opportunità ai cittadini ischitani non solo di poter approfittare delle occasioni di studio e di lavoro anche sulla terra. Oggi stanno qui l'Istituto a Ischia, è importantissimo. Io mi sono incontrato perché sono figlio di docente, una famiglia docente, quindi so quanto è importante la formazione. Come dicevo, per la storia all'interno è il momento di seminare i semi che poi devono germogliare nel nostro futuro. Noi come impresa, oltre ad essere orgogliosi di essere a fianco del Rotary e dell'istituzione scolastica, oggi ci sentiamo parte del territorio, quindi potremmo dare tutto noi stessi un contributo per la formazione delle nuove generazioni. Presidente, è impossibile non farle una domanda su quello che è il ruolo di Ari Lauro sulle comunità di Ischia e Procida. Come fa, avete diffuso anche dei numeri importanti sullo sviluppo dell'attività, però le sfide della via del mare del nostro golfo sono ancora complicate e difficili da affrontare. Questa è la strada che stiamo portando avanti. Da Autonomous abbiamo puntato sull'intermodalità. Abbiamo stretto dei partnership importanti con il livello nazionale, Interbus prima lunga sulla lunga percorrenza e Trenitalia sul ferro. Quest'anno era possibile acquistare e supportare con Trenitalia un unico biglietto di fronte ai turisti di fare un Parigi in Ischia, quindi prima tranquillamente partire da Parigi con la freccia rossa, arrivare alla stazione di Napoli, prendere a Napoli
l'autobus dell'ANM, l'autobus, e allora vedendo imbarcarsi sui nostri discafi per raggiungere Ischia o Lussola. Questa attività la stiamo portando avanti, sarà sviluppata nei prossimi anni e vedrà la partecipazione di altri soggetti che sono oggi impegnati nella mobilità, quelli del monopattino, della bicicletta elettrica, del car sharing. Quindi il percorso ormai è tracciato, noi non ci torniamo indietro, questa è la strada per il futuro.